La partita col Padova non ti può lasciare indifferente no? ricordi freschi anche importanti Sì, ho trascorso comunque due, due anni positivi ecco, dal punto di vista personale però come vi ho sempre detto dall'inizio dell'anno io sono entusiasta e orgoglioso di, di far parte della Pescara Calcio e di questo progetto quindi sicuramente sarà una partita particolare per me però eh, io penso solo al Pescara e e cerco di dare il mio contributo al pescare, perché comunque eh, ultimamente sto giocando un pochettino di meno, però ecco, eh, questa è la nostra forza. Che comunque c'è cioè, un gruppo fantastico dove si lavora sempre al massimo per, per raggiungere risultati positivi. Io cercherò di farmi trovare pronto in qualsiasi momento. Cucutolo, cosa pensa? Perché ora gioca di meno? Scelta tecnica, adattamento al ruolo? Non so, adattamento al ruolo penso che. non non ci siano problemi perché comunque giochiamo con i tre davanti, quindi è normale che si è cambiato un po' atteggiamento. Ma non è, questo non mi, non mi riguarda. Ecco, io sono a disposizione del Mister. È sicuramente è una scelta tecnica perché la squadra, ripeto, sta viaggiando veramente a ritmi importanti ed è giusto che. Che si continui su questa strada, ma non, non solo quelli che vanno in campo, ma anche tutto il resto che ci alleniamo quotidianamente durante la settimana. Quindi, questa è la nostra forza. Ripeto, io devo cercare solo di farmi trovare pronto e lavoro con la massima serenità e professionalità per, per cercare di, di sfruttare l'occasione quando mi, mi viene concessa. Ma è normale? Ma chi è che cioè, a tutti non fa piacere no, giocare? Però, ripeto, io sono veramente. Forse vi sorprenderò, ma sono veramente serenissimo e tranquillissimo e lavoro durante la settimana per migliorarmi e per cercare sempre la migliore condizione. Ecco. Quindi sono veramente felice di questo momento che stiamo attraversando. Perché la cosa importante non è Cutolo o Tizio o Caio, la cosa importante è il Pescara. Il Pescara sta viaggiando a ritmi importanti e io cercherò di farmi trovare pronto per dare anche il mio contributo al Pescara.